chissà che fine ha fatto Matteo Montesi, perché e da quando ho saputo, grazie alla live di un mio amico, di cui non farò il nome, che mi ha detto, che ci ha detto, a tutti quanti l'abbiamo seguito, che Matteo Montesi aveva bruciato in un suo bucaggio una proprietà, che non ho più notizia di Matteo Montesi nel suo canale, che non so veramente adesso ripetere il nome del suo canale perché gli ha messo un nome strano. Continuano a caricare, perché a quanto si afferma non sarebbe lo stesso Matteo Montesi a caricare dei video, i suoi video. Io intanto sto facendo questo radioprogramma da un cellulare che non c'ha Spreaker installato, perché non è un cellulare Android, è il mio cellulare Nokia Asha 302, perché sto fuori casa, quindi ci saranno delle interferenze nel suono. Ma ecco, vi ricordo di iscrivervi nel mio canale di Spreaker e soprattutto di seguirmi in YouTube e di iscrivervi nel mio canale di YouTube e di azionare la campanella. Allora, dicevo, la cosa più sospetta è che si continua a caricare nel canale di Matteo Montesi dei video che sono di anni fa, cioè lui o chi ne fa le veci vuole effettivamente per recuperare tutto il tempo perso, perché gli hanno fatto chiudere due canali, due o tre, nel 2018, che ne aveva più di due o tre. Era rimasto in piedi il canale nel quale leggeva il giornale del suo paese. E allora stanno ricaricando già da tempo, non da adesso, i video che ha caricato in decenni. I suoi vecchi canali avevano quasi 10 anni o più, e lo seguivano decine di migliaia di persone, forse centinaia di migliaia di persone, ma siccome avrebbe detto cose che non avrebbe dovuto dire e fatto cose che non avrebbe dovuto fare, dopo tante segnalazioni gli hanno chiuso i canali. Naturalmente ci sono persone disposte a credere che la chiusura dei suoi canali siano state dovute a dei complotti, a delle persecuzioni, a delle denunce, diciamo, lo hanno spammato, denunciato tante volte, ma non è così, perché YouTube non è scema e non chiuderebbe mai un canale che gli fa guadagnare tanto denaro soltanto per la ripicca di alcuni spettatori, perché andrebbe contro gli interessi economici di YouTube, perché anche se non ti monetizzano il video, YouTube ci mette la pubblicità, quindi ci guadagna con un canale come quello che era di Matteo Montesi. Sì, ma al minimo, chiuso, adesso comunque vado a vedere. Ci guadagna tantissimo a farlo rimanere in circolazione, quindi un canale come quello che era di Matteo Montesi che hanno chiuso, aveva dei video che erano molte volte visti, magari lui non guadagnava con le monetizzazioni di molti video come molti di noi, ma YouTube ci guadagnava. Quindi se gli hanno chiuso il canale, teorie complottistiche a parte, è stato perché c'era un pretesto per chiudergli il canale, e YouTube ha dovuto chiudergli il canale o vari canali, perché gli ha chiuso pure un secondo, un terzo canale, adesso non ricordo, ma a suo tempo feci dei video, e infatti ho trasmesso ultimamente dei radioprogrammi riguardo questi temi che ho condiviso in YouTube con tutte e tutti voi, e vi invito ad andare a guardare i video consigliati da me in quei radioprogrammi salvati in YouTube, nel mio canale di YouTube Sant'Enchan,
perché trattano di questi temi, dei canali chiusi a Matteo Montesi, a Giuseppe Simone, anche a André Dupré, molti youtuber italiani che oltrepassano la linea accettata dalle politiche di YouTube, vedono come il loro canale sia stato chiuso. Ma non è colpa di YouTube, se tu ci carichi del contenuto che è passibile di segnalazione, ti tolgono il video come minimo, e oggigiorno con le segnalazioni ti penalizzano il canale fino a che collezioni in meno di 3 mesi 3 segnalazioni e ti chiudono il canale. Poi può succedere come a John Doe 74, credo che si chiami così, l'orco patatone, che addirittura ti proibiscono di caricare col tuo volto dei video, quindi conservano quelli di YouTube, l'IP, addirittura l'identità, l'email del tuo computer o cellulare, e con YouTube hai chiuso, perché ti proibiscono proprio di caricare video per il resto della tua vita. Comunque, quando io ho sentito che Matteo Montesi aveva incendiato in un bucaggio una proprietà, ho pensato a un incidente. Poi ho saputo che lui faceva dei rituali strani, allora ho pensato avrà acceso delle candeline e vabbè, è andato tutto allo sfascio. Mi sono rifugiato sotto una tettoia perché piove. Allora, dicevo, pensavo magari avesse fatto qualche rituale, andato male, vabbè. Ma poi mi domando la natura del rituale, no? Come deve essere questo rituale strano, strambotico, con delle candele. Io avevo visto qualcosa nel passato, ma e invece no. Poi mi hanno detto, no, guarda, lui ha proprio appiccato fuoco, non è che gli è andato male, gli è andato storto il rituale. Lui ha proprio dato fuoco a una proprietà, e io non ci potevo credere, perché sapevo che aveva fatto cose bizzarre, cose strane, ma proprio arrivare a dare fuoco a una proprietà. E poi ho cercato in internet e ho trovato che lui anche nel passato aveva appiccato fuoco a molte proprietà. Poi mi hanno detto che è andato dentro uno stabilimento dismesso, abbandonato, e ha sversato sostanze, rifiuti chimici contaminanti, che è andato dentro una base nucleare o militare abbandonata, che comunque rimane una base militare, e poi che aveva dato fuoco a un rudere, a una casa abbandonata, che comunque tanto abbandonata non era, perché l'aveva un'agenzia di vendita di immobili, aveva il compito di vendere questa casa abbandonata, quindi era abbandonata ma sotto la responsabilità di un'agenzia che la doveva vendere. Tu non puoi entrare in una casa che ti sembra abbandonata. D'altra parte ho visto un video che non so se stava in un canale di Matteo Montesi o se lui l'aveva cancellato, gliel'avevano fatto rimuovere e stava in un altro canale, ma si vede qualcuno che filma dalla macchina, forse il suo cugino, un suo fratello, e Matteo Montesi che attraversa la strada e che va a voler fare il bucaggio in una villetta, in una palazzina, in un edificio, e non so se vuole entrare prendendo a calci il portone, come era caratteristico in lui. Infatti ha fatto così anche nella villetta di alcuni parenti suoi, che entrando, bucando a calci e poi rompendo quanti oggetti trovasse dentro, per esempio una bottiglia d'acqua minerale, cose dell'altro mondo.
Ed è saltato fuori un vicino di casa, in questo video che vi racconto io, che qualcuno lo filma dall'altra strada, dall'altra parte della strada, perdono, dalla macchina, è saltato fuori un vicino prima che irrompesse come ha fatto nella casa dei parenti, e per poco lo picchia, gli dice: ma tu che stai facendo qua, vandalo? E lui dice: oh no, ma come? Non sa chi sono io. Io sono Matteo Montesi, lo youtuber italiano, e sto lavorando qua, sto facendo un bucaggio. Ma che è un lavoro fare i bucaggi? Ma che la gente, soprattutto di certa età, devono sapere che cos'è uno youtuber? E namise, come dice lui. E io sto qua a lavorare, a fare un bucaggio. Ma che è sto bucaggio gli fa il signore, no? Di una certa età. Adesso avrà avuto 80 anni, che gli stava vigilando, prendendosi cura della casa ai vicini, che la tenevano chiusa da tempo, ma non era abbandonata la casa, perché il vicino si curava della casa, si prendeva cura della casa, quindi non era una casa abbandonata. Tu vedi una casa chiusa, magari ci passi uno o due giorni davanti, ma così fanno i ladri, che poi vogliono entrare alla forza dentro. E infatti non gli ha fatto rompere il portone per miracolo questo vicino di casa. Pensa che persona responsabile è, non dico Matteo Montesi, ma il vicino, che se no gli va a rompere la casa a qualcuno che magari aveva intenzione di andarsi a fare le vacanze d'estate, oppure per un problema di successione non si poteva vendere. Infatti l'ultima casa che ha bruciato per intero, dicono che sia stata sotto la responsabilità di un'agenzia il venderla, e lui va e la brucia perché la vede abbandonata. Veramente, ma che fine ha fatto Matteo Montesi? Molti dicono che lo hanno messo in gattabuia, e molti dicono che invece sta caricando materiale vecchio perché non trova ispirazione. E io vi chiedo, secondo voi, il Matteo Montesi che fine ha fatto? Non si vede, non si sente, non si ascolta. Allora, con questo vi lascio questo, un altro radioprogramma di Spreaker. Grazie a voi, amiche ed amici, e alla prossima.